Mister, come esordio, meglio di così, era difficile immaginarselo in casa davanti a un nutrito pubblico con una goleada. Le chiedo subito se l'umore nello spogliatoio è quello che sperava di avere all'inizio stagione. Ma assolutamente sì, anche se comunque non è stata una partita semplice inizialmente, perché loro sono una squadra comunque organizzata e caratterialmente sono sempre sulla partita, stanno sempre sul pezzo. La nostra qualità nei molti elementi ci ha concesso con l'andare dei minuti diciamo, di prendere il largo, però faccio comunque complimenti agli avversari perché sono stati un avversario duro da battere. Veramente, come dice il punteggio, avete trovato una facilità impressionante nel trovare la via del gol, però c'è da segnalare anche una compattezza dal punto di vista difensivo, sia per quanto riguarda le occasioni, che sono state poche, quelle lasciate all'avversario, sia per quanto riguarda la prestazione del portiere, che è stato autore anche di una importante parata nel primo tempo in occasione del penalty. Ma noi senza, insomma, senza nasconderci vogliamo puntare a un campionato di vertice. La fase difensiva è una cosa a cui tengo molto e la squadra lo sa, perché penso che a questo sport sia fondamentale saper difendere prima che attaccare. E i ragazzi mi hanno dato buonissime risposte, l'umore naturalmente ed è quello della felicità, c'è cioè con molta contentezza. Il primo tassello l'abbiamo messo, ce ne abbiamo altri 25 da mettere. Lavoreremo per questo. A proposito della grande felicità giusta per questo successo, non c'è il rischio che magari ci possa essere troppo entusiasmo con questo inizio, magari prendere sotto gamba i prossimi impegni? Ma assolutamente no. Noi sappiamo che qualsiasi avversario su qualsiasi campo andremo contro di noi magari metteranno sempre un pizzico di energia in più. Quindi per questo siamo preparati. Non è una cosa che mi preoccupa molto, devo dire. Questo campionato è anche difficile magari farsi un'idea chiara di tutti gli avversari. Chiedo se si è fatto un'idea di quelle che possono essere le forze del girone, le squadre da battere e da tenere in maggior considerazione come avversarie. Ma un'idea a livello di nomi me la sono fatta, non ci vuole poi molto, però poi il campo è un'altra cosa. Non ci sono, oggi non ci voglio pensare, l'avversario di noi stessi siamo noi, dobbiamo pensare, andare per la nostra strada e basta. Un commento poi per quella che è stata la cornice di questa partita, una grande attesa, un grande entusiasmo anche fuori dal campo con fumogeni, cori, striscioni e quant'altro, una grande festa. Guardate, fa molto piacere avere un seguito anche all'esterno del rettangolo di gioco. È coinvolgente e spinge i ragazzi a dare il massimo, i ragazzi e lo staff a dare il massimo. Di questo siamo molto contenti, c'è una società molto presente, lo fa vedere in ogni aspetto. Ultima cosa, se vuole fare una dedica per questa vittoria in panchina con l'Ardi. La vittoria la dedico alla mia squadra, perché sono 40 giorni che faticano con impegno e se la meritano tutta. Da domani poi lavoreremo per il prossimo impegno. Simone, oggi un esordio davvero clamoroso, 7-0 in casa, come inizio forse era difficile immaginarselo più bello di così. Beh, è un inizio così, nessuno sarebbe mai aspettato. Sappiamo chi siamo, dobbiamo dimostrarlo sul campo, quello che vogliamo, poi il campo parlerà, come è successo questa sera, anche per le prossime partite. C'è da dire che oggi eravate carichissimi anche per la cornice fuori dal campo, fumogeni e grande attesa per questa gara di avvio di stagione. Il 7-0 secondo te dipende più dalla vostra preparazione, dalla vostra concentrazione o magari da un avversario non del vostro livello oggi? Beh, inizialmente un po' di tensione l'abbiamo sentita, la prima campionato, la prima tutti insieme, di una categoria che pochi hanno già fatto. L'avversario è stato un buon avversario sul campo, ha messo la sua forza, la sua determinazione. Noi siamo stati in gamba a tenere botta e concentrati a giocare e vincere questa partita perché volevamo ringraziare sia la nostra dirigenza sia i nostri tifosi che sono venuti qui questa sera per sostenerci. Noi l'abbiamo dimostrato sul campo. Chiaramente guardando il tabellino oggi chi prende la copertina è chi è andato in gol con 7 realizzazioni, però oltre a queste 7 probabilmente ce n'è un'ottava, che
che non va a tabellino, però è il gol negato da parte tua ad inizio gara, un'occasione, un momento probabilmente importante di questa partita. Se vuoi raccontarci in quel momento che cosa hai provato. Beh, è una bella soddisfazione, stiamo lavorando qui dai primi di settembre. È un episodio che ti aiuta tanto a rompere il ghiaccio per questa nuova stagione, per dimostrare comunque sul campo cosa siamo in grado di fare. Ci ha aiutato tutti quanti insieme, perché comunque se prendevamo gol sull'1-1 probabilmente non sarebbe stata così la partita. È stato un bel gesto tecnico, speriamo che ci ripetiamo. Impressionano anche le parole vostre, del mister, sul gruppo, la compattezza di questo gruppo che comunque ha appena iniziato, lavora da 40 giorni, però sembra già molto coeso. Allora, se ci vuoi raccontare quali sono i punti di forza di questo spogliatoio. Beh, siamo tutti quanti ragazzi, parte di Pomezia, tutti quanti concentrati sull'unico obiettivo, cioè fare il meglio venerdì per venerdì e vincere le partite. In qualsiasi modo basta che si vince, perché poi la determinazione e la vittoria aiuta tanto a fare morale, a fare gruppo e a ottenere risultati. Allora, per concludere, una tua parola sul mister e sulla società. Come puoi descrivere questo gruppo Ardea in senso lato, quindi comprendendo staff tecnico e staff societario? Beh, non si potrebbe chiedere di meglio. Penso che una Serie D con uno staff dirigenziale, staff tecnico, queste condizioni, penso è difficile trovarlo in altre categorie, anche nel nazionale secondo me, perché comunque non abbiamo mai avuto necessità di qualche richiesta, qualche cosa strana, tutto perfetto, possiamo chiedere di meglio.